Marco Fioravanti è il nuovo presidente Ance Marche. Il sindaco di Ascoli Piceno è stato eletto per acclamazione dopo che l'assemblea elettiva Ance Marche è arrivata ad una soluzione unitaria. L'importante momento di confronto fra sindaci marchigiani si è svolto oggi ad Ancona presso il polo Montedago dell'Università Politecnica delle Marche. Dobbiamo investire molto sul lavoro perché in realtà noi abbiamo tanti soldi per la ricostruzione materiale, però il grande rischio è quello di avere tra 10 anni case nuove, chiese nuove, scuole nuove ma vuote, quindi dobbiamo lavorare sul contenuto. Il capitale più grande delle Marche non sono i soldi, è un po' il territorio ma soprattutto le persone, delle persone straordinarie e ovviamente lavorare sul capitale umano cercando di non far andare via i giovani, quindi investire sul lavoro, sulle start-up innovative, su nuovi insediamenti importanti come stiamo vedendo con Amazon e con altre industrie che guardano con interesse la nostra regione e lavorare anche sul recupero di cervelli marchigiani che sono in giro per il mondo e ne sono abbastanza. Il neopresidente Ance Marche ha voluto dedicare la sua elezione a Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo vittima di femminicidio e le altre donne che quest'anno hanno perso la vita per mano di partner o di ex partner. C'è molto da fare e ho ringraziato tutte le donne sindaco, tutte le donne presenti oggi qui in aula perché il nostro impegno è quello non solo di mettere in luce oggi il 25 novembre ma cercare ogni giorno di dar voce a quelle donne che per paura, a volte anche per vergogna, non denunciano e non parlano. Il presidente uscente Ance Marche Paolo Calcinaro ha tracciato un bilancio del suo mandato nell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sono stati mesi molto intensi perché dovevamo riprendere un ritmo di lavori importante, questo l'abbiamo fatto, una collegialità e affrontare temi concreti che erano in lavorazione. Mi riferisco alla legge urbanistica dove siamo riusciti anche a portare alcuni miglioramenti, anche se non tutti quelli che volevamo, o magari anche il piano regionale dei rifiuti che sta muovendo i primi passi e serve assolutamente, determinantemente la convergenza dei territori, se no nascerebbe come un piano vuoto o comunque veramente lacunoso. Quindi questi sono stati i primi passi, inoltre anche una presenza sui territori. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, hanno sottolineato l'importante momento di confronto e condivisione fra sindaci. I sindaci e le province e i presidenti di provincia rappresentano interlocutori con cui condividere scelte, con cui condividere legislazioni, con cui condividere la visione, un progetto di un territorio fondamentale per il rilancio della nostra regione, dell'Italia centrale e che ci consente appunto di dare quelle risposte alle famiglie e alle imprese che tanto sono attese e a cui noi lavoriamo quotidianamente. È assolutamente un momento di confronto ma anche di sintesi. Quella che è l'armonia che si è respirata all'Anci Nazionale un mese fa, insomma in qualche modo dovrà ripercorrere questo passaggio. Il contributo dell'università è quello di un agente di sviluppo socio-economico perché innanzitutto consente a far rimanere i giovani, ad attrarre i giovani e poi porta competenze. Quindi, e devo dire per quanto ci concerne, il rapporto che noi abbiamo, siamo presenti in tutta la regione, Ascoli Piceno, San Benedetto, Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro, e il rapporto che abbiamo con i sindaci è un rapporto estremamente positivo. Inoltre anche tanti progetti realizzati con i piccoli comuni dell'entroterra su alcune tematiche specifiche. È una convergenza necessaria, è un rapporto tra istituzioni che si deve correttamente, come stiamo facendo, sviluppare.